Buongiorno ragazze, come state? Spero bene, nuovo video vlog anche oggi. Oggi nuovo video vlog faccio e nulla, speriamo molto bene. Mi devo fare il letto, ma vediamo prima cosa devo fare, se farmi il letto o pulire tutta la casa e niente. Dunque, come state? Spero bene, io altrettanto bene, grazie a Dio. E nulla, se questo video vi piace, innanzitutto ricordatevi di mettere un bel like, iscrivervi, attivare la campanellina per non perdere i prossimi video aggiornamento e fatemi sapere con un commentino se questo vlog vi piace, ovviamente. Nulla, se non l'avete ancora fatto, ovviamente, seguitemi su Instagram come YouTuber Melania-Varso8 e nulla, possiamo cominciare. Dunque, io adesso vado in camera mia, mi faccio il mio bel lettuccio perché è un disastro. Poi, piano piano mi avvio a fare altre cose. Quindi, a dopo. Nel frattempo, stamattina ho già fatto colazione e niente, quindi. Non riuscivo quasi ad alzarmi, per fortuna ce l'ho fatta ad alzarmi, quindi eccomi qua in tutto il mio bel splendore. Allora, eccomi qui dunque. Allora, ho fatto il letto di già, non so se si può vedere qualche cosa, aspettate un secondo. Allora, ecco qua, ho fatto il letto perché non ho voluto riprendere mentre facevo il letto, tanto oramai si sa che il letto lo faccio quasi tutti i giorni, anche non avendone voglia, ma almeno lo faccio. E niente, sì, lo so, mi vedete in pigiama, non è bello vedermi sempre in pigiama, ma questa è la realtà che mi rispecchia, perché non mi voglio nascondere dietro a un dito, ma neanche dietro a una telecamera. Quindi è così, sono in pigiama, non me ne può fregare di meno. No, vabbè, a parte scherzi, ragazze, io la mattina sono sempre in pigiama quando. Tranne quando a volte voglio uscire a buttare la mutezza, mi vesto, se non sono troppo sudata e tutto quanto, mi vesto una cosa, vestiti per stare in casa, ovviamente, non il pigiama, mi tolgo il pigiama, mi metto i vestiti per stare in casa e buonanotte, pantofoline e corro a buttare la mutezza. Altrimenti niente ragazze, recupero il bidone della mutezza sempre con i vestiti da casalinga. Style, come dice il confettino, però da casalinga disperata, come so dire, cerco di come dire, di mettermi dei vestiti che siano invecchiati e di metterli a come dire, di mettermeli indosso per non fare sempre sale e scende col pigiama, quindi no. Sì, perché dovete sapere che a casa mia, non so se l'avete vista, ma ci sono le scale in tutta la casa, tra su e giù ci sono le scale. E vabbè. E nulla, io ancora devo mettere a posto questi due, questi tre, questi quattro bagnaschiuma. Sì, lo so, qua vedete la maschera, che tra l'altro ancora non l'ho buttata, ma tra poco la butto, perché non è molto zozza, o sì, boh. Non l'ho manco usata, mi sa, ancora, vabbè. La utilizzerò, ma mi sa che ci vogliono, non queste maschere più. Ma adesso occorrono nei negozi e in ogni altra cosa le FFP2. E vabbè, ce le faremo accontentare, queste cose, ce le faremo bastare. Comunque, vi dicevo, questi sono i miei quattro bagnoschiuma che devono essere assolutamente messi a posto. Uno è già in doccia, infatti ve lo faccio vedere, è già in doccia, perché tra poco mi faccio una bella doccia. Aspettate un attimo. Eccolo qua, vedete? Quello lì è il mio bagnaschiuma, che è quello agli altri, uguale agli altri, non ce la facevo parlare. Sì, se vedete qualcosa verde, quello shampoo, perché lo sto strautilizzando e mi strapiace, è molto buono ed è veramente molto 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 soddisfacente come per il capello. Se lo beve il mio capello perché mi piace, si vede che fa dei capelli riccioli riccioli, già mi sono riccioli di suo, quindi top.
Niente ragazzi, adesso io vi lascio perché tra poco arriva mia nonna e ci vediamo per una, come dire, perché dobbiamo pulire a casa, ma non so se riprendo tutto perché non faccio a tempo a riprendere tutto, lo potrei anche fare, ma quindi per adesso innanzitutto vado a fare la doccia, quindi non penso di riprendermi mentre faccio la mia skincare, tanto alla fine farò solo la skincare del corpo e dei capelli, vabbè, tutto il resto, ma in un'altra parte farò anche vedere come fa, come ho curato la mia persona in quell'istante che non mi ho ripreso del tutto, ok? Perché non mi sembra il caso di riprendermi sotto la doccia. Nein, anche no, grazie. E quindi dopo questo clip vi farò vedere un'altra clip dove io mi riprendo. Cioè, dove mi prendo? Dove faccio vedere i prodotti che ho utilizzato? Nulla di che. Truccarmi no, perché alle, qua, no, alle 3:45 devo andare dall'estetista. Quindi no, non mi trucco. Diciamo che mi posso truccare domani mattina, credo. Sì, domani mattina mi trucco. Se devo uscire, anche se non devo andare a messa, ma vediamo se vado. Perché se vado, ok, se no. Fa niente, anzi, per me fa perché con tutte quelle bruttissime disgrazie che ogni tanto mi succedevano quando ero piccola, secondo me un ringraziamento. Aspettate, vi dicevo un ringraziamento enorme al nostro Signore, glielo devo perché mi sono successo un bel po' di disgrazie, non voglio dire cosa, ma un bel po' me ne sono successe, quindi scusate la mano di fronte alla telecamera, ma è inevitabile perché mi sta facendo male la spalla, quindi vabbè, niente. Comunque vi dicevo, mi sono successe non molte disgrazie, alcune, a parte il ginocchio che non continuava a cedere, adesso l'ho operato, però adesso sono anni che ha subito un intervento un po' fastidioso e invasivo, ma grazie a Dio mi mantengo ancora in piedi, mentre per quanto riguarda altri fastidiosi drammi che ho avuto nella mia vita, non sto qua a raccontarvi e a dirvi cosa è successo, ma perché non credo che lo immaginerete, ma non sono cose che voglio raccontarvi. Vabbè, vi ho accennato che cosa, ma non credo che tutte l'abbiano capito. Già. Vabbè, non importa, ragazze, non voglio dire di cosa si tratta. Voi direte, ma di cosa stai parlando? È che anni fa, in questa casa, dove prima era stata ristrutturata, in una stanza c'è tutto il tetto. E se quella sera ero io lì, mi avrebbe di sicuro avrei perso la vita. Quindi si può dire, mi è andata proprio di fortuna, per non dire di altro. Ho proprio avuto fortuna perché la sera dopo ho detto no, non la posso venire in camera a dormire. Successo, manco detto questo, la mattina dopo il tetto era ceduto sul letto, quindi capirete bene perché io ho detto sono fortunata da una parte e dall'altra, perché il nostro signore ha pensato bene di dirmela. Vabbè, è un'ipotesi reale che sto dicendo, ma per me è così, è un miracolo perché sennò non sarei qui a raccontarvelo. Uno è una specie di dramma allucinante, ma dall'altra sono contenta di essere viva. Poi andando a Sassari, tornando da Sassari, non so com'è la storia perché non mi ricordo più, è raro sto ricordo, ma ero in preadolescenza o quasi in piena adolescenza, se si può dire. Praticamente mi è successo che ha detto mio nonno, oh, questo ci sta venendo addosso. Sì, ci sta venendo addosso. Cosa sta facendo questo? Eravamo in taxi e quindi eravamo con l'amico di mia nonna e ha detto non pensate male, è un amico e basta. Di lavoro e ho detto ma questo ci sta venendo addosso, manco detto tum ci è venuto addosso e era un, non so se era embriaco che cosa questo mia nonna stava in piena preghiera mentre tornavamo da non so che luogo e io non mi sono fatta niente, solo la macchina, solo la macchina ripeto del taxi di quel che l'è
Si è un po' ammaccata, ma molto ammaccata. Come non ci siamo feriti è troppo. Infatti, questo si chiama, come ragazze, miracolo, è un mistero. Come non ci siamo, come dire, come non ci siamo fatti male, cioè ferite o altro, non so come spiegarmi. È la divina misericordia, ragazza. Non so come dirvelo, so che non si può dire, ma secondo me qualcosa ci ha aiutati a rimanere in vita. Forse nostra signora, il nostro Signore, non ne ho idea. Il fatto sta che io sono integra e ringrazio Dio che sono ancora in vita. Uno, il cedimento del tetto in casa nostra. Due, l'incidente. Mezzo incidente stradale che poteva capitarci, uno scontro di due macchine, il taxi più uno che guidava chissà dove perché ha fatto così, ci stava attraversando la strada e ci stava proprio venendo addosso. Infatti, ci è venuto addosso. Com'è strano che se non ci veniva, se non guardavamo davanti a noi, questo a questo non eravamo qui. Non eravamo qua, anzi, io perlomeno non ero qui. Quindi, un bacio enorme al nostro Signore bello e buono, che Dio è buono. Quindi, non lo so cosa dire. Sono veramente contenta che sì, un po' è merito di mia nonna che pregava, ma più che altro il merito lo devo. Avete capito, vero? All'Altissimo. Quindi ecco perché mia nonna ogni tanto mi dice: scusa, tu che sei stata miracolata da un sacco di disgrazie che ci sono successe, perché non vieni con me a messa che ti fa bene e ringrazi il nostro Signore che siamo tutti vivi e vegeti ancora? Ha ragione, da una parte è vero, dovrei andare a messa e ringraziare, e ringraziare che sono ancora viva e che riesco ancora a stare in vita. No, riesco, sono in vita e che tutte queste cose mi stanno capitando in bello e meglio. Chissà ancora per quanto me ne capiterà. Spero, incrociando le dita, di stare ancora viva e vegeta. Perché mi hanno fatto di tutto per farmi stare bene e mi accontenta in tutto e per tutto, non in tutto, tutto, ma quello che può, ragazze. Come si suol dire, come dice lei, ogni cosa ha un limite. Dove può, lei mi accontenta, dove non può, bye bye. Devo rispettare i suoi anche i suoi limiti. Lo so, ragazze, non tutto è oro quel che luccica su YouTube, come suol dire. Voi direte, e adesso cosa c'entra quello che stai dicendo? No, lo sto dicendo perché molti credono che io, che ne so, sono ricca, sono qua, sono là, non sono ricca, ragazze. L'ho sempre detto e sempre lo ribadirò. Non ho bisogno di lavorare, ma non ho neanche bisogno di stare ferma, cioè nel senso mi piace aiutare mia nonna, non lo faccio sempre volentieri, ma quando mi aiuto, quando cerco di aiutare mia nonna, poi alla fine mi sento bene, sto bene con me stessa, ma anche con lei. Come pulire casa, come lavare per terra, lavare i piatti, sparecchiare, cucinare, tutte quelle robe lì, pagare le bollette della luce, del gas e via discorrendo, tutte queste cose per aiutare mia nonna. Beh, vabbè, adesso vi dico un'altra cosa, aspettate un attimo. Praticamente l'altro giorno mia nonna è mezza caduta in casa, no, anzi no, è caduta proprio e gli è andata per fortuna bene, perché si poteva anche, vabbè, non dico cosa, rompere la testa. È la verità, ragazze, non vi nascondo niente, purtroppo, perché mia nonna mi è andata male a me, che ho detto, ma come faccio a raccoglierti adesso? E voi direte, perché dici purtroppo? Perché volevo starci io a darle una mano, a dirle: nonna, aspetta che prendo il secchio di lavare a terra e lo sposto così tu non cadi. Invece no, io purtroppo ero sotto la doccia, dico purtroppo, e stavo facendomi la doccia e mia nonna non ha visto cosa aveva davanti, perché c'avevo altre cose davanti, e si è caduta. È caduta e ha sbattuto qui, ha sbattuto e le facciamo, c'è un limite, non so se qua o qua dietro, e si è attaccata, perché se non si attaccava a una porta a un muro o qualcosa, si poteva rompere la testa. Questo non lo dite a nessuno, ragazze, rimanga fra noi, ma tanto lo so che lo guarderà mezza YouTube Italia, speriamo di no, ma vabbè. È andata così, ragazze.
Potremmo andare male in peggio. Vabbè, comunque, è fortuna che sono intervenuta io tardi. Ahimè, tardi dico, ma almeno l'ho aiutata. Le ho detto: chiudi la porta. Io ho chiuso la porta. Lei si è piano piano aiutata in qualche modo. Non so come, adesso non sto a dire tutta la scena, ma ha preso una sedia o qualcosa e ce l'ha fatta a risollevarsi, a tirarsi su. Se no, anche lì come facevo? Perché io con la mia situazione attuale, con il mio stato attuale. Di come dire, delle mie ossa, anche io essendo operato un ginocchio, ma scoliosi a parte che ho perché ho una lunga scoliosi, non so se ce l'avrei fatta. Aspettate, ragazze, che metto il dito avanti, sennò la mano mi sta facendo male questa spalla. Non so e voi, ma quando io faccio videoblog è così, no, così non va bene. Vabbè. Comunque, vi dicevo. No, ragazze, non va bene. Non mi piace questa cosa qua che è successa a mia nonna. Speriamo che adesso, vabbè, lei adesso ha recuperato. Non è grave, si è solamente, come si dice in gallurese, scupolata, però sbocciata un ginocchio. Lievemente, dico lievemente, ma sta bene. Adesso vabbè, si fa per dire perché ha un livido allucinante al ginocchio, perché è caduta allucinante. Non si è fatta troppo male, ma si è spaventata per la caduta. Non è stata una caduta bellissima, ma non vabbè. Fermo qua perché non è un bel racconto. Comunque, gli poteva andare peggio, dai. E io adesso come sto? Io sto bene, ma vi stavo dicendo, le mie ginocchia non sono quelle che vogliono essere. Allora, ho la scoliosi, l'omboscoliosi, che io, la mia patologia sono, perché ne ho anch'io di patologie. Poi ho due malformazioni congenite e basta, e può anche bastare, ragazze. In più mi sto curando anche io, perché anche io vado in cura da dei dottori. E ogni tanto vado dal psicologo, o come si suol dire, non voglio dire cose, tanto chi lo vuole sapere già lo sa dove vado, chi mi conosce bene già lo sa dove vado ogni tanto, perché molti mi dicono: ma io ti ho visto a Maddalena. Sì, vado dalla psicologo, che non voglio dire cose, non è proprio un vero psicologo, ma è un psi, ecco, ho detto anche l'aggiuntivo, è un psi, è una psi, ecco, psichi. Ecco, non voglio dire cosa perché ho fatto solo un indizio. Chi vuole capire, capisce. Chi no, non lo so come dirvi. Va bene, raga, sono già 18 minuti che registro. Io adesso tra poco chiudo, cioè non è che chiudo, stoppo il video perché che ore sono? Aspettate, sono le 10:53. Allora, come arriva mia nonna? Anzi, prima che arrivi mia nonna, io adesso stoppo e ci vediamo dopo, perché devo farmi anche una bella benedettissima doccia, perché devo farmi queste sopracciglia che veramente sembrano Fantozzi, per senza andarci troppo lontano, siamo lì. E poi farmi anche i baffetti, non me li faccio io, ovviamente vi ho appena accennato, vado dall'estetista e poi, anzi, prima faccio la doccia, non metto crema in viso, ma solo in tutto il resto del corpo, tranne che nel viso, perché dall'estetista se vai lì mi strappo la pelle, se mi faccio anche se mi applico la crema anche qui in tutto il resto del viso, quindi solo il corpo in crema e il viso no, perché tanto alle 3:45 devo andare a farmi la ceretta viso. Vedete qua come sono? Avete proprio visto bene, sono piena di peluzzi, quindi peluzzi, 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 peluzzi vanno levati. E niente, ragazze, adesso è quanto. Ci vediamo dopo, dai, se no veramente non ce la faccio a farmi le docce e a farmi tutto il resto. Tra l'altro, farmi anche i capelli, vi ho detto cosa utilizzo. Sì, Fructis, quello shampoo lì che c'è dentro la doccia, che non so quante volte l'abbiate visto, ma veramente ha un profumo che è paradisiaco. È un profumo, ah, bellissimo, ragazze. Scusate se ho tirato su col naso, ma
Ogni tanto mi succede così perché sono un po' raffreddata. No, non pensate male, non ho il, beh, ci siamo capiti. Non ho il virus, tranquilli, state tranquille. A dopo ragazze, dai. Allora ragazze, mi è venuto in mente un pensiero. Allora, volevo dirvi, mi sa che chiudo quel video e lo faccio in una seconda parte, perché mi rendo conto che è un po' troppo lungo, quindi taglio qualcosa e ci vediamo in un prossimo video, ok? Niente, non mi resta altro che iscrivervi, attivare la campanellina, seguirmi sempre su Instagram. Come youtuber Melania trattino basso 8, ormai lo sapete a memoria, trattino basso 8. Non so come farmi l'8, comunque avete capito. E youtuber Melania, ve lo ripeto, tutto attaccato, youtuber Melania. Mettere un bel like e buona vita a tutte, a dopo. Ciao, ci vediamo dopo la mia doccia. In un secondo nuovo video a parte. Ciao.